Buon pomeriggio amici di Babboleo News, cosa succede in Liguria? Un appuntamento a cui tengo particolarmente nella giornata di oggi ed è un appuntamento che... Allora, abbiamo un piccolo problema audio, un istante solo. Sì, non ti sento in cuffia, però posso anche togliere. Ah, adesso ti sento. Sì. Check, check, Eccoci qua, check, abbiamo risolto il problema audio check, della nostra check, 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 check
straordinario talento musicale e soprattutto un neo ambasciatore di Genova nel mondo, il sindaco Bucci. Sì. L'ha appena nominata Gambetta. Sì, è un grande piacere perché è una cosa che io ho fatto da tantissimi anni come mia vocazione naturale. Mi sono sempre portato Genova nel cuore. Esatto. E ho sempre raccontato di Genova nei miei concerti e anche le mie ricerche musicali hanno sempre avuto Genova come fulcro in vari momenti. E quindi era un naturale epilogo questa nomina arrivata dal sindaco, un riconoscimento importante che comunque certifica ancora di più l'impegno e il talento del nostro Beppe, non solo ovviamente per la nostra città, ma un po' per la musica in tutto il mondo. Un appuntamento che viene certificato però da un evento che ha raggiunto ormai la 19ª edizione, quasi 20 anni, dell'Acoustic Night, che torna dal 9 di maggio al Teatro della Corte qui a Genova. Ci hai abituato al meglio della musica nostra, ma anche ovviamente degli Stati Uniti, statunitense. Quindi che cosa dobbiamo aspettarci in questa 19ª edizione? Sì, anche quest'anno è dedicato alla musica indipendente, ad artisti che non fanno parte del circuito commerciale, ma che hanno una grande valenza artistica, e così ci si accorge di voler bene a Genova, specialmente quando la città è ferita e specialmente quando si è lontani. E quindi abbiamo pensato di sviluppare il programma e il tema un po' avendo nella mente queste due parole, rinascita e risorse, e quindi penso che tutti i genovesi abbiano questo pensiero, e anche nell'arte si può andare in questa direzione. Quindi l'Acoustic Night ha questo pensiero di così mettere in evidenza le grandi qualità di Genova come città della musica, e quindi verranno accostate alla storia musicale di Genova altre tre grandi città della musica, che sono Nashville, New York e Boston, e avremo tre artisti veramente speciali che ci verranno a raccontare della loro città, e io in qualità di ambasciatore, esatto, quindi naturalmente racconterò di Genova, e quindi si spera che questo sia un piccolissimo contributo per cercare di cambiare un po' la nostra mentalità e di essere orgogliosi di tutto ciò che abbiamo. Secondo me noi lo siamo anche soprattutto quando parliamo di talenti come il tuo e delle persone che ovviamente arriveranno qui a Genova a celebrare insieme a te questa Acoustic Night, che non è una notte sola, ve lo ricordo, ma dal 9 al 12 di maggio, quindi sarà un appuntamento lungo nel quale apprezzare comunque il collegamento che c'è tra la nostra città e queste altre mete splendide degli Stati Uniti. Se dovessi descrivere, no, con un aggettivo, con una parola, la nostra di musica, quella che viene da Genova, che affonda le radici nel nostro territorio, e quella invece delle grandi città che hai nominato, quale potrebbe essere un po' il collegamento, il fil rouge? Proprio con una parola sola è complicato, è vero? Però, Genova, io direi, è un'onda che si muove nella storia. Perché è un'onda che parte da Paganini, anche prima, quei grandi liutai genovesi, e che arriva fino ai giorni nostri, quei grandi cantautori. E nel mezzo, se volessimo raccontare, ci sono storie di musicali diverse, incredibili, che vanno dai grandi gruppi prog, per esempio, vero, dai New Trolls, al primo più grande jazz club, il più anziano jazz club che è ancora in attività, quindi il più longevo jazz club in Italia, per esempio, e poi storie di grandi chitarristi, che vanno da Pasquale Taraffo a Armando Corsi, a Gianni Martini, e quindi vanno anche, non so, nell'opera, perché Giuseppe Verdi
Genova aveva scelto Genova come sua seconda città, e quindi è difficile, sarà difficile per me fare una sintesi, perché insomma ognuno racconterà della sua città e io dovrò sintetizzare per farci stare tutto, ma insomma è una bella sfida, e la sfida poi è sempre nell'Acoustic Night quella di far collaborare questi artisti che non sono mai stati in questa formazione sullo stesso palco e quindi si incontrano per questo evento speciale, e il pubblico capisce sempre questa grossa emozione, che non è un qualche cosa così di programmato da, in cui le prove sono state fatte da molto tempo, ma ci si incontra in questi magici due giorni, e diciamo martedì e mercoledì sono i due giorni in cui tutta l'Acoustic Night nasce. È bello perché si sente proprio la vibrazione di quella che è la musica, di quello che è l'orgoglio che arriva poi dalle rispettive città, che si mescolerà in quella serata creando veramente un appuntamento unico. Io sono vicino a un maestro della musica e di conseguenza non posso non chiedere a questo maestro che cosa ne pensa un po' della scena musicale attuale, dove un po' di fermento in Italia c'è, da punti di vista diversi, anche generi un po' più lontani rispetto a quello che a cui ci abitua Beppe Gambetta, però appunto l'occhio critico, l'occhio rispetto a quello che sta accadendo in Italia, che cosa fa a dire a Beppe Gambetta rispetto allo scenario musicale italiano di oggi? Ma secondo me nel mondo attuale la tecnica si è alzata a un livello altissimo, perché ci sono molte più possibilità di imparare e di diventare bravi, cioè, esatto. rispetto a noi che effettivamente studiavamo mettendo l'ago sopra il disco, sacco di volte finché non si capiva qualcosa. Adesso c'è la possibilità di vedere, di avere l'insegnamento diretto o su internet, insomma, online, e quindi la tecnica è strabiliante e l'italiano è sempre stato all'avanguardia, è proprio nel cromosoma, l'italiano ha una capacità nell'arte incredibile, quindi chiaramente io sono a volte sono prigioniero del mio stato di diciamo folk singer che gira il mondo, è un impegno che ti assorbe completamente. Molto, e quindi ogni tanto, quando sono in qualche festival, quando alzo la testa o guardo qualche musica che mi viene di nuove generazioni, che mi viene consigliata, dico: ah, guarda adesso come sono tutti meravigliosamente bravi, e dico che insomma da questo punto di vista andiamo bene, secondo me. Allora, un buon risultato. Sì. Con Beppe Gambetta, visto che abbiamo parlato della 19ª edizione dell'Acoustic Night, ricordo, dal 9 al 12 di maggio al Teatro della Corte qui a Genova. Ti devo dire una cosa importante: il 12 di maggio non sarà alle 20:30, bensì alle 19:30. Esatto, è anticipato come orario. È importantissimo, perché sennò se c'è qualcuno, giustamente arriva qualcuno che è già bello dopo, che è quasi finito. Esatto, questa è un'importante specifica che ci ha dato Beppe Gambetta. Ma volevo chiederti, siamo quasi a 20 anni, quindi una sorta di piccolo bilancio di quella che è stata finora l'Acoustic Night, ce lo puoi fare? Sì, diciamo che il bilancio è che è tanto di cappello a Genova, nel senso che la città che riesce a capire, perché poi la musica che viene presentata all'Acoustic Night è musica indipendente, quindi che non si ascolta normalmente nei media, e quindi un evento che riesce a crescere, perché quando abbiamo iniziato era una notte sola, era una sera sola, e adesso sono quattro e praticamente quasi sempre completamente esaurite, e quindi è un così, secondo me, complimenti al pubblico genovese per aver così capito questa grandezza artistica di questo mondo e averlo sostenuto. È un grazie, perché effettivamente molti artisti che incontro ovunque nel mondo dicono: nessuno è profeta in patria, e lo vivono, e mentre invece per me è proprio esattamente l'opposto. L'Acoustic Night è la cosa più
bella che faccio durante l'anno e sono molto felice di farla qui. Ebbene, siamo felici anche noi. Il premio pubblico ovviamente premia il talento, quindi questo è tanto di cappello anche a chi sale sul palco dell'Acoustic Night. Beppe Gambetta, ti ringrazio per essere stato con noi e averci raccontato un'anticipazione di quella che sarà l'Acoustic Night a partire dal 9 di maggio qui a Genova. Non perdetela, mi raccomando, se amate la musica è un regalo che vi fate. Grazie ancora Beppe. Grazie a te. Alessandra Rossi, Babboleo News, cosa succede in Liguria? Buona giornata a tutti. Oh yeah. Bene.